Ben ritrovati, sono la dottoressa Maria Giulia Golfari, esperta in medicina naturale e nutrizione biologica. Sono iscritta agli albi dell'omeopatia e omotossicologia presso l'Ordine dei Medici di Milano. Sono autrice dell'ebook Le sette magnifiche azioni per ritrovare il tuo benessere, ritma il tuo peso, il tuo ciclo, il programma. E in questo ebook parlo proprio del mio metodo Ritma. Ora ti vorrei parlare di cosa fare per risolvere o controllare il problema della stitichezza. La prima indicazione è bere 2 litri di acqua al giorno. La seconda, utilizza l'olio extravergine di oliva di prima spremitura a freddo, 5 cucchiaini al giorno a crudo, 25 grammi in totale. Terza indicazione, introduci le verdure cotte a cena. Cosa intendo per verdura cotta? Broccoli, spinaci, biete, cavolfiori, erbetta, catalogna. Io intendo queste verdure e in più, se vuoi, i finocchi se ti piacciono. Perché dalla mia esperienza noto che la maggioranza delle persone preferisce i finocchi crudi. Quarta indicazione. Al pomeriggio aiutati mangiando come merenda o spuntino una mela cotta con dentro della cannella. La mela cotta, oppure se ti piace di più la pera, aiuta a formare più fibre. Quinta indicazione. Cammina almeno per 30 minuti al giorno. E infine la sesta indicazione. Cerca di introdurre del cibo integrale a colazione. Fette biscottate integrali, biscotti integrali, cereali integrali per aumentare la quota delle fibre e cerca di mangiare in modo variato e colorato. Mi raccomando, queste sono le indicazioni che dovresti seguire per risolvere questo problema. Seguimi sul canale YouTube, metti mi piace se vuoi ulteriori video, vieni a trovarmi anche sulle mie pagine Facebook e Instagram, il link li trovi sotto. Ti auguro una buona giornata. Ciao ciao.